Abbiamo il piacere, durante la 13ª edizione del Pisa Book Festival, di intervistare Isabella Ferretti, della casa editrice 66 & Second. Allora, Isabella, come nasce la vostra casa editrice? Qual è la sua storia? E il progetto editoriale nasce da direi da un sogno, da un'idea, da un sogno che abbiamo maturato con Tommaso Cenci durante i nostri soggiorni all'estero, in particolare negli Stati Uniti. Tornati in Italia, abbiamo pensato di investire in cultura e di creare una casa editrice che avesse un focus molto definito, che non fosse una casa editrice generalista. E in particolare abbiamo deciso di dedicarci alla letteratura sportiva e al cross-culturalismo, al melting pot culturale e letterario. E sulla scia delle prime due collane poi sono nate altre tre collane e quindi abbiamo allargato i nostri interessi, includendone anche una specificamente dedicata ai gruppi di lettura che si chiama Book Club. Ecco, appunto, ci parlavi di questo vostro filone, quindi vi occupate di letteratura sportiva e quali altri filoni? Ci occupiamo di letteratura sportiva in un duplice modo. Abbiamo due collane, una si chiama Attese, che è dedicata alla letteratura sportiva, chiamiamola così, in senso proprio, cioè quella che si sprigiona da romanzi o racconti. Ci occupiamo però di letteratura sportiva anche con un'altra collana che si chiama Vite in Attese, che è dedicata al memoir sportivo ed è l'area in cui la casa editrice ha più sperimentato fino adesso, devo dire con successo, il lavoro su commissione. Accanto a questo ambito abbiamo sviluppato nell'area del cross-culturalismo altre due collane. Una si chiama Bazar, che racchiude appunto autori provenienti da diversi paesi del mondo, ed anche adesso iniziamo con degli autori che hanno scelto di scrivere in lingua italiana e una serie di romanzi, anche qui racconti, memoir, di autori che esaminano i temi della diaspora, dell'immigrazione, della seconda generazione. E diciamo quindi tutta quella che è la globalizzazione umana dei nostri tempi. E da questa è nata anche un'altra collana, da questa stessa radice, che si chiama Bipolar, Polar in omaggio al genere francese dell'intersezione tra poliziesco e noir, e la B è un richiamo a Bazar, ma anche al bipolarismo tipico di alcuni personaggi di questi libri. Poi abbiamo aggiunto nel 2013, scusate, nel 2011, una collana che si chiama Book Club, che dicevo è tutta dedicata ai gruppi di lettura, e in questa collana confluiscono libri particolarmente adatti a creare discussione ma anche coesione tra lettori. Quindi l'idea di fondo è quella del libro che costringe le persone a confrontarsi su un determinato tema, ma soprattutto sulla letteratura. Allora, durante il Pisa Book Festival avete la presentazione di diversi titoli in realtà, o traduzioni comunque di testi in italiano. Allora, cos'è che ci vuoi presentare per primo? E dunque noi abbiamo, anzi ringrazio il Pisa Book Festival perché abbiamo ospiti del festival tre autori. Abbiamo presentato già Il giorno perduto, che è un libro a due voci scritto da Gianluca Favetto e Anthony Cartwright, e questo è un libro, un romanzo di formazione che narra la storia di un gruppo di giovani provenienti dall'Inghilterra e dall'Italia che si allontanano dai propri paesi per assistere a una partita. Una finale di Coppa Campioni. Questa finale di Coppa Campioni è realmente esistita perché era la finale tra Juventus e Liverpool che si disputò il 29 maggio del 1985 allo stadio Heysel di Bruxelles e che cambiò la vita di tante persone. Purtroppo è conosciuta come la tragedia dell'Heysel. Il libro non segue la tragedia, ma segue la vita di questi ragazzi, e l'Heysel diventa quell'evento topico, archetipale, che cambia la vita e le speranze di questi giovani. Mi piacerebbe chiamare a questo punto Anthony Cartwright, che ha presentato il libro questa mattina, per un saluto ai lettori del Pisa Book Festival. Your comment about the book that you have presented today at Pisa Book Festival. Well, I'm delighted to be here at Pisa Book Festival to share Il giorno perduto, which I wrote together with Gianluca Favetto. The novel is about a journey to Heysel, to the European Cup final, to the match that became the tragedy, the disaster.
so it's a journey, and what we wanted to achieve was also a journey from English and Italian crossing borders and moving towards each other, which we hope we've achieved in the writing of the novel. I was young, but I remember the day. It's not a good day for Italy and also for all the Europe, also for your nationality. It was a terrible tragedy, and we were very aware when we took on the project of writing the novel that we were dealing with real events and real deaths. We took the weight of that really seriously. The novel in part is a memorial to what happened, and we also took this idea of the journey and our characters' journeys, crossing borders, moving towards each other, to try to create something positive and the idea of a European journey coming together. Yes, thank you. E Isabella, passiamo avanti, ci sono altre presentazioni appunto del Pisa Book Festival. Sì, Il giorno perduto, che è stato pubblicato nella nostra collana Attese, rappresenta forse fino a questo momento il libro simbolo proprio della produzione di 66 and Second, appunto nell'ambito dello sport. È un libro infatti commissionato anche dalla casa editrice. E l'altro libro che noi presentiamo è proprio un emblema per la collana Book Club. Infatti è un libro che si chiama Il meraviglioso viaggio di Ottavio, che sì, ecco, ce l'ha Miguel che ce lo passa immediatamente. E, si chiama appunto Il meraviglioso viaggio di Ottavio, scritto da Miguel Bonfoy. È un libro molto particolare perché è scritto da Miguel, che è un autore giovanissimo, è al suo esordio, e questo libro è stato candidato per il premio Goncourt per l'opera prima. Come dico, di giovanissimo intendo sotto i 30 anni, ed è un libro che si può ricollegare a una tradizione sudamericana alla quale lui appartiene proprio per via di discendenza, e dunque l'assonanza, adesso non lo dico per magnificare il libro, però certamente echi di quel realismo magico così magistralmente incarnato da Márquez, si sentono anche in questo libro di un autore così giovane. L'altra, sì, e l'altra straordinarietà del libro è che lui riesce a riprodurre questa atmosfera così tipica della letteratura sudamericana in lingua francese, e questo per una casa editrice come la nostra, che lavora in traduzione, che assieme al cross-culturalismo esamina anche le contaminazioni linguistiche, era un invito, come dire, molto difficile da, da rifiutare. Ecco, però inviterei Miguel, che presenta tra l'altro il libro fra poco, a salutare i suoi lettori. Bonjour, merci beaucoup d'être ici au Pisa Book Festival. Je suis vraiment heureux que vous puissiez me recevoir. Voici le livre, yes. Isabella Ferretti, dont je garde un souvenir ébloui, et j'espère alors pouvoir faire partie de la liste d'auteurs fascinants et brillants que compose la maison d'édition. Et comment about the book? I don't know. Moi, je suis arrivé en France il y a à peu près 2 ans et demi, et il était pour moi important, après avoir vécu au Venezuela, de pouvoir rendre hommage au courage discret de ceux qui travaillaient tous les jours là-bas. Quelque part, alors, je voulais parler des différents paysages qui sont au Venezuela, comme les manguiers qui vont de Caracas jusqu'à Maracaibo. Je voulais également parler de certains métiers, comme le cireur de chaussures, comme le ramasseur de canettes, et rendre la terre à ceux qui l'habitent, de leurs racines et de leurs mystères. Aujourd'hui, alors, c'est très beau d'avoir pu traverser l'Atlantique, de venir du Venezuela jusqu'à la France et de la France jusqu'à l'Italie, et de pouvoir voir un livre qui de fait a été pensé en espagnol, le voir écrit en français et maintenant le voir publié en italien. Alors j'applaudis le travail de 66 and 22.
Isabella, terminiamo con gli ultimi titoli. Certo, naturalmente l'applauso lo faccio io a Miguel e ad Anthony che sono qui e a tutti gli altri nostri autori che ringrazio Miguel per aver nominato. E tra questi mi piace ricordare in questo momento alcuni tra gli ultimi usciti. In particolare I Cantaglorie di Giampaolo Ormezzano, è un libro il suo sottotitolo è La storia calda e ribalda del giornalismo sportivo italiano. Abbiamo avuto un bellissimo articolo ieri di Antonio Dorrico su 7 che a mio parere rende giustizia alla caratura di Ormezzano nell'ambito appunto di questo panorama giornalistico. Ci sono ritratti, ma ci sono anche pensieri su un'epoca che è stata e che non è più, che è quella del cronismo appunto degli anni 50, 60 e 70. E da poco è uscito anche per la collana Bazar invece Congo Inc. di Incoli Jean Bofan. Il libro è stato candidato al premio Kuruma, che è stato tra i 10 finalisti del Kuruma, che è il premio più importante dell'Africa francofona, dove vengono candidati i libri che difendono la libertà e l'indipendenza dell'Africa. Infatti Incoli Jean Bofan, in forma narrativa, quindi in un romanzo, racconta perché il Congo è centrale in gran parte della storia europea da un certo punto in poi ed anche purtroppo gioca un ruolo molto importante nella destabilizzazione di alcuni stati dell'Africa e nella crisi mondiale. Infatti il libro, la crisi economica mondiale, il sottotitolo del libro è Il testamento di Bismarck e ancora tra l'altro tra i finalisti del Prix de son continent in Francia. Di prossima uscita è invece African Psycho di Alain Bankou. Alain Bankou è un autore, ormai siamo al 6° libro di pubblicazione di questo autore, che con un altro libro che abbiamo pubblicato a inizio anno, Pezzi di vetro, è stato un finalista allo Strega Europeo e stavolta pubblichiamo un suo polar, come dicevo prima, quindi un noir che, come ha scritto il New York Times, riprende nel titolo Bret Easton Ellis, si chiama infatti African Psycho, ma il più debitore a Dostoevsky e Camus, e mi auguro che molti di voi possiate leggerlo. L'autore sarà a dicembre in Italia alla fiera Più Libri Più Liberi della piccola e media editoria di Roma, presentato da Giancarlo De Cataldo. Spero che possiate venire numerosi. Grazie. Grazie, bocca al lupo.